Amici, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Tutti quanti noi sappiamo le importanti battaglie che il nostro caro consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli svolge. E proprio per questo motivo voglio segnalargli una cialtrona, come lui l'avrebbe definita, che non ha rispettato il codice della strada. Prego, ragazzi. Oh, è qua, qua. Allora, questo video mi è stato inviato da un cittadino, proprio come asserisce sempre il nostro caro consigliere, circa una settimana fa, ed è stato girato in via solitaria 39, nei pressi del Pallonetto a Napoli, proprio da chi abita in quella zona. Logicamente, prima di pubblicare tale video, mi sono accertato che le informazioni datomi dalla persona anonima corrispondessero a quelle che i terminali dichiarano, a differenza di molti altri che hanno pubblicato tale video con lo scopo di attaccare il consigliere. Ora, se dovessi fare un'analisi come spesso e volentieri il consigliere esegue, dovrei dire che tale donna, nonché incosciente, spudorata e cialtrona, non solo merita un verbale di circa 328 euro, come prevede l'articolo 143 del codice della strada, ma soprattutto la decurtazione di 10 punti sulla propria patente di guida e, per chiudere in bellezza, anche il sequestro del ciclomotore, proprio perché a commettere tale infrazione, da ciò che dichiarano i terminali, è stata la signora Diana Pezza, residente a via Forio d'Ischia, nonché madre del nostro caro consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, colui che definisce truffatori, criminali, camorristi e vigliacchi tutti coloro che infrangono la legge. E adesso, amici miei, cari fratelli napoletani, come dovremmo classificare sua madre? È un bel esempio, secondo voi, che la madre di un consigliere regionale modello circoli con un ciclomotore contromano? Certo che no, è un pessimo esempio. Ma il nostro caro consigliere tale video non l'ha pubblicato. Ha semplicemente fatto una diretta su Facebook, come al solito, per pararsi il culo. Come mai non ha offeso sua madre come ha fatto con altre donne anziane? Ricordo che a quella povera vecchietta che andò a gettare la spazzatura fuori orario nel cassonetto apposito, la definì napolegna e zozzosa. E sua madre cos'è? È impossibile che non gli sia arrivato il video di sua madre commettere tale infrazione, perché da come sappiamo, egli ha molte vedette per Napoli, solo che li chiama cittadini anonimi. Il video non l'ha pubblicato, ha aspettato che lo pubblicasse quell'altro pagliaccio de Il Re dei Colombi. Consigliere, lei pubblica i video di tutti i criminali che la offendono. Ed essendo che ha additato tale aggettivo anche alla mia persona, definendomi truffatore criminale, condivida questo video. Così farà vedere a tutte le persone che dovranno votarla che madre modello ha. Come si è giustificato? Si è trattato solo di un piccolo tratto. Ma questo fatto che pedinano mia madre è assurdo. Troglodita! Qui nessuno pedina sua madre. Il video è stato girato da un semplice cittadino anonimo, come lei li definisce, mentre sua madre commetteva tale infrazione. Lei non pedina le persone anziane facendo delle proprie dirette dei veri e puri agguati mediatici? E deve mettere in conto che le persone facciano lo stesso anche con lei, soprattutto quando cerca di insegnare loro l'educazione e il rispetto delle regole. E il tratto che sua madre ha percorso contromano, piccolo o grande che sia, è pur sempre a senso unico. E se l'avessero alzata per aria, non l'avrebbero pagata neanche. Questo almeno lei lo sa. Oppure pubblicava la foto del pirata della strada classificandolo come un criminale. Però le foto di trogloditi che circolano con i pneumatici o con qualsiasi altro schifo sui propri scooter senza casco, o addirittura chi come Pino Bozza parcheggia l'auto sulle strisce dei disabili, le foto le pubblica. Quelle di sua madre no, però. Mi dia ascolto. Si rechi a casa di sua madre e faccia una diretta, chiamandola cialtrona. Così darà dimostrazione ai figli di quelle povere donne anziane da lei offese di essere una persona coerente. Ma dubito che lei lo farà. Perché dimostrare di essere coerenti
è un qualcosa di tremendamente difficile, soprattutto per chi punta alla poltrona e ad un mensile elevato, prendendosi gioco di cittadini dormienti e facili da manipolare. Si vergogni, perché qui l'unico cialtrone, oltre a sua madre, è lei assieme a tutti quegli imbecilli che la seguono senza capire il gioco che lei sta adottando. E se ancora non le è chiaro, io non giustifico i cialtroni come lei li definisce per le porcate che commettono. Io critico lei perché non è un esempio da seguire. E questo è un dato di fatto. Di ascolto alle mie parole e mediti, caro consigliere. Ne ha bisogno, mi creda.